granai del cielo, sia gloria e lode a Cristo, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Salmi, quelli del Ci giorno. sediamo. San Matteo è nato a Cafarnao, esercitava il mestiere di esattore delle imposte quando fu chiamato da Gesù. Scrisse l'Evangelo in lingua ebraica e si dice che abbia predicato in Oriente. C'è un commento molto bello che fa uno dei padri della Chiesa, un dottore della Chiesa, Santa Beda, San Beda, il Venerabile, e dice così: lo vide ed ebbe compassione, lo chiamò ed ebbe compassione, ed è stato il motto del nostro Papa. Dice, che chi si ricorda? Sì, Riprendo la sì. Miserando? miserando acque Sì, e riprendo. atque deligendo, miserando. Vide la sua miseria, il suo peccato e lo ha scelto. Questo è stato quello che ha toccato il cuore di questo ragazzino di 17 anni, il nostro Papa, che incontrando un sacerdote a 17 anni, significa il momento un po' clou della giovinezza, dove si svegliano tutte le passioni di questo mondo, e allora si confessa, e questo sacerdote ha deposto nel suo cuore tanto desiderio di amore per Gesù Cristo che poi ha scelto di andare dai gesuiti, e lì è diventato sacerdote o meno. Miserando atque erigendo. Miserando significa vide che era grande peccatore e lo ha scelto per cose grandi. Ha riconosciuto il suo peccato, Matteo, e Sione lo ha scelto non solamente come apostolo, ma anche come annunciatore del Vangelo, autore del Vangelo, Matteo. Allora possiamo fare così. Salmi del giorno del comune. Sì, 19. facciamo quelle del comune sabato, andiamo comune dei i salmi del comune dei Ok. della settimana sabato, allora iniziamo. Se voi avete l'applicazione, faccia a te. Ciao, ciao Angelo. Avete l'applicazione? Che cosa vi dice l'applicazione? Quelli degli apostoli penso che dica. Quelli degli Non so. apostoli, noi facciamo. Quindi degli apostoli, no? Sì, quello degli apostoli, che ce li narrano la gloria. Va bene, allora prendiamo quello degli apostoli, va bene. Prendete quello degli apostoli, seguiamo l'applicazione. Salmo 19, no. Allora, intanto le antifone fai tu, Pamela, Salmo 19, aspetta un po'. Possiamo iniziare subito. Nel mondo intero si è diffuso il suo annunzio, ai confini della terra, la loro parola. Salmo io. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Allora, anticipa tutte le scoperte dei mezzi di comunicazione. Leggiamo, guardate, i cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento annuncia qualcosa di grandioso. Sotto gli occhi di tutti noi possiamo ammirare le cose meravigliose del Signore, già è un annunzio. La creazione richiama un qualche cosa che non viene da noi, viene dall'alto. Il giorno al giorno ne affida il racconto. Ogni giorno è un po' come annunciare la gloria del Signore, le cose magnifiche, la magnificenza del Signore che è stampata nella creazione, ma in tutta in tutto l'universo, gli spazi siderali, anche l'uomo stesso, l'uomo che vive è la gloria di Dio, è una manifestazione della gloria di Dio. Giorno al giorno ne affida il racconto e la notte ne trasmette notizia. Cos'è questa notizia? È l'annuncio di qualcosa di grande, tutta la creazione parla di questo. E gli apostoli sono gli annunciatori di questa novità, di questo nuovo annuncio di speranza e di fiducia. Forse insieme adesso, senza linguaggio, senza parole, senza che suona la loro voce, per tutta la terra si diffonde in un annuncio dai confini del cielo. In effetti l'attenzione che fa l'uomo, la creazione, comincia a recepire un racconto che viene dall'alto. Tutte le meraviglie che ci sono nel mondo proprio balzano nei nostri occhi. È un racconto silenzioso ma potente. Tutta la natura parla, dialoga con noi. Ed è come dire, essere travolti dell'ordine, dell'armonia che c'è nel mondo. Ci sono dei giovani che quando fanno i viaggi di nozze vanno a finire nei luoghi più belli, sono l'Estremo Oriente, in Giappone, in Corea, nelle isole, come si chiamano? Dove è andata? Sandra, dove è andata? In Giappone, in Oriente, incantevole, perché molti sposini sono venuti a raccontarmi le cose stupende che hanno visto, un'armonia, un cantore e uno splendore della natura stupenda. Parla il dialogo, è l'annuncio dello splendore di Dio. Ecco per quale motivo gli evangelisti, il grande evangelista che ha annunciato cose meravigliose è il creatore, Dio che ha creato l'armonia di tutte le cose. Se voi andate poi in Sardegna vedrete ci sono dei luoghi bellissimi, incantevoli. Potrebbe un po' raccontare, non so, per me. Le cose belle, veramente in effetti è così. Perché i luoghi dove l'uomo non contamina e lascia la natura diventa veramente un piccolo paradiso. La natura parla al cuore dell'uomo. I contadini sono la categoria di persone che sono i più puliti del mondo perché contatto con la natura. Sono puliti per, come dire, una semplicità straordinaria, grandiosa, però adesso anche gli agricoltori sono incontaminati perché si portano dietro tutte cose, tutte le televisioni, internet, computer, e lì c'è l'inquinamento sonoro, di immagine e tutto il resto. Comunque, però l'armonia rimane.
La bellezza, ecco perché il fascino della bellezza che può salvare il mondo. Se uno è attento alla bellezza e all'armonia, uno si rimane contento, contentissimo. Ricordo una ragazzina che è stata lasciata in modo proditorio dal fidanzato, era infelice. E allora erano i tempi in cui facevamo questi campeggi, Linosa, Lampedusa, eccetera, poi al Bosco di Buonanotte, a Santo Stefano di Quisquina, sono luoghi meravigliosi, incantevoli. Allora, questa qui è stata una settimana con noi ed è ritornata a casa con una serenità straordinaria, il silenzio, il mare, le preghiere e l'armonia del gruppo che c'era. Dopo un mese così, ritorna una crisi enorme di nostalgia, di non solamente di amarezze, queste ferite ritornarono. Allora sono venute, ci dice, allora hanno chiesto se ci fosse stata qualche famiglia che accogliesse come ospite, più o meno insomma, a Linosa per passare una settimana. Allora pensando, anche questo luogo, i luoghi aiutano a riprendere serenità, però non basta, perché io glielo avevo detto, se tu fai le cose che abbiamo fatto noi al campeggio, la preghiera, l'ascolto della parola di Dio, se tu vieni, ti confessi, tu vincerai, sarai, è Cristo che ti dà anche la capacità di guardare anche nelle piccole cose dell'ambiente in cui ti trovi le cose armoniose. Perché è gli occhi che vedono, perché se si appannano, se c'è la nebbia del peccato, dei rancori, dei sentimenti, questo non si può vedere, l'armonia delle cose. È il cuore pulito che vede Dio anche nelle pietre, anche nelle situazioni più situazioni, incarbugliate. Comunque tutto parte dalla presenza di Dio dentro di noi. Vabbè, andiamo. Sorge La pose, Dio. La pose è una tenda per il sole che ecco. esce come sposo dalla stanza nuziale. Esulta come un prode che percorre la via. E sorge da uno stremo al cielo, la sua orbita raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo valore. Cioè dirci veramente questa verità bellissima, veramente. Parte da un estremo all'altro, carissima Alpira, da un estremo all'altro, è un racconto reciproco, è un'armonia straordinaria. Allora, forza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel mondo intero si è diffuso il loro annunzio, ai confini della terra la loro parola. Hanno annunziato le opere di Dio, hanno proclamato le sue meraviglie. 63. Allora, chi vuole incontrare Cristo devi passare da Matteo. Chi vuole incontrare Cristo deve passare da Luca. Chi vuole incontrare Cristo deve passare da Giovanni a Marco. E lì l'annuncio della parola. Non tutti gli evangelisti hanno conosciuto direttamente Dio, proprio come Gesù. Luca e Marco forse, no? No, tutti parlano di Gesù No, Cristo. tutti parlano, ma soltanto alcuni l'hanno conosciuto direttamente, dei quattro, Non ho capito. Mettetevi vicino a me. Cioè, lei vuole dire praticamente che alcuni evangelisti hanno scritto i loro testi, che avevano le loro comunità, dopo l'ascensione di Alcuni Gesù. sono stati, sì, Cioè, storicamente sono più avanti. testimoni oculari e anche di Uditivi. udito, certo, hanno condiviso di questi apostoli, e solamente Paolo
che è stato disarcionato, lui solo non ha avuto questo contatto, ma tutti i quattro evangelisti hanno avuto rapporto, contatto con Gesù. Marco invece è stato quello che è stato più vicino a Pietro. Matteo però è stato anche Luca, ha avuto anche contatti personali con la Madonna. Noi sappiamo molte cose dal racconto che la Madonna ha fatto a Luca, e Luca ha un particolare attenzione sulla Vergine Maria, sugli annunzi, e l'avrà avuto direttamente dalla Madonna. Noi sappiamo anche in particolare che la Madonna ha deposto nel cuore del Vangelo di Luca. Andiamo così. Secondo 64, Salmo 64. No, sembra uno in più, dopo il Salmo 9 è uno in più. Nella Bibbia 64. 64. Forse possiamo iniziare? Alessuccia, benvenuto. Ripetiamo l'antifono, magari perché ci siamo un po' distratti. Sì. Forza, via. Hanno annunziato le opere di Dio, hanno proclamato le sue meraviglie. Ascolta, o Dio, la voce del mio lamento. Dal terrore del nemico, proteggi la mia vita. Tienimi lontano dal complotto dei malvagi, dal tumulto di chi opera il male. Insieme affidano la lingua come spada, scagliano come frecce parole amare, per colpire di nascosto l'innocente, loro uniscono all'improvviso e non hanno timore. Si ostinano a fare il male, progettano di nascondere tranelli, dicono chi potrà vederli. Tramano delitti, attuano le trame che hanno ordito. L'intimo dell'uomo è il suo cuore, un abisso. Allora, sì, guardate, gli uomini vanno contro la verità, perché la verità tocca i loro vizi e li, come dire, sono abietti, praticamente l'uomo giusto è di rimprovero all'uomo perverso. Perciò tramano contro gli uomini giusti, come contro le persone che vivono rettamente. E c'è una persecuzione, e fanno in modo di manifestare che il cammino degli uomini giusti invece è quello più abietto, più perverso, perché è contro l'uomo stesso. L'uomo nei suoi vizi ha bisogno di un ambiente che incoraggia il vizio. Per questo trama contro l'uomo giusto, fino a quando a un certo punto lo sconfigge e vuole dimostrare che quello che è la bontà che conduce la persona giusta è un falso valore. È quello che hanno tramato contro Gesù Cristo. L'hanno distrutto, perché se non distruggiamo lui, finisce che tutto il mondo va dietro di lui e noi siamo un po', come dire, emarginati. Quello che hanno fatto gli scribi e i farisei e i sommi sacerdoti. Caifa dirà così: se non eliminiamo costui, il mondo andrà dietro di lui. Quindi è meglio che uno muoia per il popolo anziché distruggere tutto il popolo di Dio. Secondo loro è un falso zelo. È quello che vedremo anche in Siracide. Siracide si parla proprio dell'uomo giusto che viene perseguitato e poi per dimostrare
che quell'uomo giusto è un perverso, tutto al contrario. E di altro, aspettiamo e vediamo che come lui è andato avanti ed è stato condannato. Cioè dire, gli uomini giusti dovrebbero essere trionfatori e invece sono stati invece calpestati. Cristo Gesù diventa un fallimento per quelli che avrebbero seguito Gesù Cristo. Ecco per quale motivo poi c'è la persecuzione, per far tacere quella verità che grida nel cuore e negli occhi degli altri. Allora andiamo? 8 insieme. Sì. Ma Dio colpisce sempre le tue freccia. All'improvviso sono feriti, la loro stessa lingua rimanerà in rovina. Chiunque a vederli scuoterà la testa. Le loro stesse bugie rimanderanno in rovina. Sì, certo. Posso allora? Allora ognuno sarà preso da timore, annuncerà le opere di Dio e saprà discernere il suo agire. Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in lui la sua speranza. Ci moriranno tutti i redditi di cuore. Tutti gli apostoli moriranno martiri, eccetto Giovanni, evangelista Giovanni. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno trattato me, che sono legno verde, se hanno bruciato il legno verde, cosa sarà del legno secco? Sì. Hanno annunziato le opere di Dio, hanno proclamato le sue meraviglie. Hanno rivelato al mondo la giustizia di Dio. Tutti i popoli contemplano la sua gloria. 97. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Abbiamo fatto l'antifona, tizia. La terza antifona dobbiamo fare. Ce l'abbiamo fatta. 97. Un attimo, posso aggiornare gli amici da casa? Allora, hanno rivelato al mondo la giustizia di Dio, tutti i popoli contemplano la sua gloria, la risurrezione di Cristo. Sì. Forza? Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno i suoi nemici. E se il fuoco di cristiano nel mondo, vede la terra. Vedete, è una profezia della risurrezione, la teofania che sconvolge tutti quelli che hanno ucciso Gesù Cristo. Il terzo giorno Gesù risorge e incomincia veramente il cammino dell'annuncio della salvezza. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe stata la nostra fede e non saremmo ancora il nostro peccato. E poi dentro la sua risurrezione c'è anche la nostra risurrezione finale. Alla fine, qual è la vittoria che vince il mondo? È la nostra fede in lui. Forza. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla dei titoli. A lui si prostrino tutti gli dèi. Ascolti siano nelle giuristica, esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi, Signore. Vedete allora come noi vediamo già l'esito della risurrezione. Quindi nella scrittura abbiamo tutto ciò che sarebbe accaduto nel futuro. Gli apostoli sono stati quelli che hanno guidato questa storia, il messaggio della risurrezione, della morte e risurrezione. Disse Emanuele, pace a te. Allora, ecco, guardate allora
è importantissimo. Gli avvenimenti più grandi noi li abbiamo già in sovraimpressione in tutti, nei salmi, nei profeti e nelle scritture, 73 libri che hanno come unico scopo la venuta di Cristo Gesù, il riscatto di Cristo con il suo sangue prezioso, la sua morte e la sua risurrezione, il trionfo del bene sul male, trionfo della vita sulla morte, e questa è la cosa importante, trionfo della grazia sul peccato, perché subito dopo la risurrezione Gesù effonde lo Spirito Santo agli Apostoli e dice: quello che voi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li perdonerete non saranno perdonati. Allora continuiamo. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. Odiate il male, voi chiamate il Signore. Egli custodisce la vita dei suoi fedeli, li libererà dalle mani dei malvagi. Ecco la vita, libererà sempre dalle mani dei malvagi chi confida nel Signore. Una luce. Dio è più forte del male, non dimentichiamo. Allora, aver paura del malocchio di qua, le magie di là, non preoccupiamoci, sono effimere, sono solamente quelli che sono lontano da Dio, hanno ragione di aver paura, perché si affidano alle cose che non conta nulla. Sono deboli e fragili e le loro immaginazioni hanno fatto vittima, le immaginazioni degli uomini hanno fatto più vittime di ogni altra cosa che la realtà delle cose. Poi, forza una luce è spuntata per il giusto. Bellissimo. Una gioia per i retti di cuore. Bellissimo. Gioite, giusti, nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo. Allora, dobbiamo dire che Betlemme, questa è la gioia della venuta di Cristo, include la risurrezione. Non solo, il Betlemme include anche la crocifissione e la sua vittoria sul male. Questo bambino è venuto a portare la pace. La pace a costo del suo sangue che ha versato e che ci ha riscattato con la croce e il suo amore misericordioso. Qui tutto abbiamo, qui una profezia, e gli apostoli e gli evangelisti hanno dato questo annuncio grandissimo della sua risurrezione. E benediciamo il nostro Emanuele, che viene ogni mattina durante la settimana, oggi sabato, ti fermi e ti do la comunione e poi te ne vai. Aspetto un pochino. Mettiti seduto, tranquillo. Ogni mattina legge la Bibbia, si sta preparando alla consacrazione alla Madonna, e poi sabato è per l'escursione, fa l'escursione con un bellissimo gruppo. Dove siete diretti oggi? Stasera Villa Genavia. Eh? Villa Genavia, cosa c'è? Villa Genavia. Gioena Bene, comunque. Sembra che ci andiamo a lasciare un pochettino. Eh sì, è giusto. Pensate, lui lavora da artista, da competente, ed è richiesto a destra e a sinistra. Il sabato solo riserva per lui. È giusto. Il sabato è la domenica. Ed è una persona squisitissima. Poi provatelo e vedete. È veramente in gambo, e se avete bisogno di qualche aggiustatina, se avete, lui li ricompone, ricostruisce anche le cose più da buttare via. Ricostruisce. Lui è un bravo ingegnere in muratura. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
hanno rivelato al mondo la giustizia di Dio, tutti i popoli contemplano la sua gloria. Andiamo alla lettura di Ezechiele. Ezechiele, confesso a Dio onnipotente. E a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Perdoni i vostri peccati, vi conduca alla vita eterna. Amen. Il Signore onnipotente e misericordioso vi conceda l'indulgenza, l'assoluzione e il perdono dei vostri peccati. Amen. Ecco Gesù. L'agnello di Dio, che compie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Santo e convito, dove Cristo è il nostro Dio, per la sua gloria, per la sua Pasqua d'anima e di colpa di grazia, per noi diventare il regno della gloria futura. Per la benedizione di Dio, onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi. Con voi rimanga sempre. Amen. Andiamo ad Ezechiele.
hanno proclamato. Capitolo 18. Hanno proclamato la potenza del Signore. Libro 10, 18, 1-13. Allora, senti, Emanuele, allora tu con questo gruppo che è oggi. Allora devi dire che c'è la festa di Santa Teresa, c'è il programma. Allora abbiamo il programma, chi desidera di ricordare il programma lo può tenere. Tu passa, passa tu. Quelli che lo decidono glielo dai. Uno a me perché. Allora prendiamo Ezechiele. Ezechiele 18, 1, 13. Allora ascoltate. Però domani dobbiamo distribuirlo. Non dimenticare. Allora, per favore, attenzione sulla tematica di questa mattina. Ed è questo. Ciascuno sarà giudicato in base alle proprie azioni. Alle proprie azioni. Però attenzione, perché se uno si comporta male, il male che lui fa si diffonde come l'odore cattivo delle carogne, degli animali che a un certo punto vengono, della puzza enorme, si diffonde. Però attenzione, quando uno sente gli odori malefici, cosa fa? Che va ad annunciare? Non scappa? Allora, la cattiveria di una persona deve farci scappare altrove, cioè deve fare il bene, respirare aria pulita. Per cui è qui, dice così, ognuno deve rispondere al Signore del male che fa. Allora, il male che fa risponde, senz'altro, sì, è vero, però diffonde questo virus tremendo. È un virus veramente così, perché il male è comunicativo, è influenzato, è influenzante. Ci sono gli influencer, ci sono, mettono il cattivo esempio, oppure ti fanno vedere cose meravigliose per spillarti il denaro. Influenza in tutti i sensi, e quindi bisogna stare molto attenti a queste influenze. Lasciamoci influenzare dalla bontà, la bontà di Dio, la bontà di quelli che seguono Gesù Cristo, l'umiltà di Cristo, la pazienza di Cristo e la misericordia di Dio. Allora andiamo. Il tema allora è questo: ciascuno sarà giudicato in base alle proprie azioni. 18, 1, 11. Aspetta. A ciò che approva con deliberato consenso. E certo, la libertà è questa. La libertà, quando è illuminata dalla parola di Dio, gestisce bene la sua libertà.
non è libertinaggio, libertà nella scelta del bene, perché se tu nella tua libertà scegli il male, ti fai male. Gestisci male e ti fai male. E fai male agli altri. Gli assassini questi sono. I ladri, gli impostori e i filibustieri sono questi, gli ingannatori, quelli che lavorano solamente per il denaro e basta. E poi ingannano e sono veramente sono quelli che distruggono la serenità delle persone. Gli ebrei questa pagina tanto non la meditavano, perché quando c'era quello che era cieco, dicevano che era cieco per i peccati, per i peccati. Ah sì, va bene, certo. Sì. Forse via. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Perché andate ripetendo questo proverbio sulla terra di Israele? I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. È un assurdo. Allora, mangiate i limoni e i denti si stridono, si alligano, no? Dico così. Allora, tuo padre mangia uva acerba oppure limoni e il figlio sente il stridire i denti. Non è così. Se uno mangia male, diviene un'indigestione. Non è che l'indigestione se lo prende anche il figliolo, eccetto che mangiano la stessa cosa. Se mangiano, ognuno fa la sua digestione secondo la salute del suo corpo. Ognuno fa il male e riceve come può il male che ha fatto. Chi di spada ferisce, di spada ferisce. Sì. Quindi Gesù viene, diciamo, a sciogliere la porta che transitava dai padri ai figli. Sì, certo. Sì, la responsabilità. Noi dobbiamo avere anche questa libertà mentale, perché spesso viene sollecitata questa domanda. Quindi è libera. Viene fatta questa domanda dai quelli che sono un pochino più. Cioè, i curiositi che magari non sono avanti nella nozione della parola di Dio. E la vivono come una sorta paura. Ecco, è forse una domanda retorica, però mi piace perché è liberante. Sì, uno che fa il bene deve rispondere al bene che fa. Se uno fa il male, ognuno. Forse Patrizia voleva dire, se non ho capito male, c'è un detto che dice che le colpe dei padri ricadono sui figli, invece qua sta dicendo il contrario. Io ve l'ho detto, che la cattiveria può influenzare, l'ho detto già prima. Allora, il problema di fondo anche è questo, cercare un po', come dire, di non, perché uno diventa responsabile, perché il fascino è travolgente del male. Tutti fanno così e noi facciamo lo stesso, ma non è un manipolare la propria intelligenza, significa alterare l'intelligenza, alterare la libertà, il libertinaggio. Ecco perché bisogna, come dire, essere illuminati, essere sostenuti dalla verità. La verità ci rende liberi, veramente liberi. È lì che si gioca. C'è una buona educazione. Sì. E paradossalmente, nella misura del peso della responsabilità ci rende liberi. Quindi è una libertà condizionata. Sì. Allora, la libertà, sì, attenzione. E quando si dice che c'è la libertà di scelta, decido di essere libera. È una responsabilità, è niente un sentito, quindi anche una, come dire, un recupero della situazione che magari il peccato di transito ha causato. Allora, sì.
non dimenticate tutti i mezzi con cui noi siamo sostenuti. Siamo sostenuti. Il Signore non ci abbandona a noi stessi, in tutti i modi ci allerta, in tutte le maniere ci richiama, perché noi apparteniamo a Lui, non siamo stati buttati alla deriva, eccetera. Lui è attentissimo, all'attenzione, e ci avverte di qua e di là. A un certo punto tu rifiuti perché sei preso di te stesso, non sei allertato, sei sempre imbranato, sempre dentro i tuoi pensieri, il tuo egoismo, il tuo io. Parte sempre dall'educazione, da una buona educazione, oppure dalla cattiva, del contesto dove si trova uno. Ci sono tantissime forze, verso o meno, però ricordiamoci che Dio è un padre, che malgrado anche le disavventure che possiamo crearci noi, il Signore è lì, è sempre pronto a richiamarti e a farti ritornare nel centro di riflessione, a te stesso, sempre, sempre. E se una persona rifiuta, quindi la responsabilità è sua, personale, sempre, rifiuta, perché il Signore non dà le prove senza che Lui non ci dia la forza. Al di sopra delle nostre forze il Signore non ci prova, perché Lui custodisce e attendo. Alle prove ci dà anche la forza, deve essere tu a gestire la forza che ti dà. Alla fine Gesù col suo sacrificio e la sua resurrezione ci ha riportati, ci ha ricreati nuovamente, perché noi abbiamo la stessa responsabilità quando anche Adamo. Comunque, se uno si perde perché si vuole perdere, perché il Signore ti avverte. E ti avverte se ti stai perdendo. Nessuno si perderà senza che il Signore non te lo faccia sapere. Così nessuna cosa al mondo avverrà nella nostra storia senza che il Signore non ti avverta e ti dice di prepararti. Non siamo noi burattini, non siamo burattini noi, dove siamo tirati a destra e a sinistra. Noi siamo, abbiamo un'anima, lui la cosa più alta, più grande, più, dico, di un amore incommensurabile, non si può misurare, è quello di averci dato tutti i doni, tutte le forze, tutte le qualità, le potenzialità, gestite dalla tua libertà. La libertà è il senso più grande dell'amore di Dio che ha dato agli uomini. Perché con quella libertà con cui Lui ti ha amato, tu lo puoi offendere, lo puoi calpestare, perché non ti costringe mai. È dentro quella libertà che tu l'accetti oppure lo rifiuti. Però te lo fa capire, ti allerta con l'inquietudine. L'inquietudine è il senso dell'appartenenza a Dio. Perché tu avverti, quando tu fai il male, ti senti male, fai bene, ti senti bene. Però è grandissimo Dio, Padre, un amore veramente che non si può misurare. Chi può misurare l'amore di Dio verso di noi? Basta vedere la libertà dell'uomo. E da piccolini, i bambini sono un pochino istintivi. L'istintività è quella dell'autodifesa. L'istintività è quella di fare le cose che gli piacciono. Ed ecco subito allertati i genitori che devono educare i figli a non consentire tutti i capricci, perché l'albero si aggiusta da piccolino, sempre. Quando tu metti una pianticella,
deve mettere accanto alla pietra un supporto, altrimenti il vento e la pioggia li strapazzano. È bello vedere entrare nella Sacra Scrittura, dove tu cominci a comprendere il mistero dell'umano dentro il mistero del divino, perché l'umano viene dal divino, e se noi tagliamo il divino non possiamo comprendere l'umano, e facciamo entriamo in uno stato confusionale. Poi andiamo, dove siamo? 18.1 3. Come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, voi non ripeterete più questo proverbio in Israele. Non ripetete come, e dico, io come vivo io, come esito io, così voi dovete capire che questa è una regola per sempre. Ecco, tutte le vite sono mie. La vita del padre e quella del figlio è mia. Chi pecca morirà. Capite? E lui, questa è parola di Dio. Misuriamoci su questa parola. Sempre illuminati, sempre della parola che completa l'opera. Si compie l'opera. La parola detta nel Vecchio Testamento attende di essere completata in Cristo Gesù. In Lui si compie tutto. E lo dirà sulla croce. Consumato un mezzo, tutto è stato completato. Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, se non mangia sui monti e non alza gli occhi agli idoli della casa di Israele, se non disonora la moglie del suo prossimo e non si accosta a una donna durante il suo stato di impurità, se non opprime alcuno e restituisce il pegno al debitore, non commette rapina, divide il pane con l'affamato e copre di vesti chi è nudo, se non presta usura e non esige interesse, desiste dall'iniquità e pronunzia retto giustizia tra un uomo e un altro, se segue le mie leggi e osserva le mie norme, agendo con fedeltà, egli è giusto ed egli vivrà. Oracolo del Signore Dio. Ti ringrazio perché hai letto bene. È il ritmo che ci fa tondolare bene, no? Oh, via. 10. Ma se uno ha generato un figlio violento e sanguinario che commette azioni inique, mentre egli non le commette, e questo figlio mangia sui monti, disonora la donna del prossimo, opprime il povero e l'indigente, commette rapine, non restituisce il pegno, volge gli occhi agli idoli, compie azioni abominevoli, presta usura ed esige gli interessi, questo figlio non vivrà, poiché ha commesso azioni abominevoli, costui morirà e dovrà a se stesso la propria morte. Allora, questa pagina è da comunicare a tutti, da scrivere e distribuirle in tutte le famiglie del mondo, perché non possiamo manipolare quello che poi retto sentire, se retta coscienza, come avvertimento. Noi lo sentiamo che è così, non è diversamente. Non possiamo fare, come dire, spezzettare e gestire in un modo modellando oppure moderando le cose che lui li innacquando. Il vino è vino se tu non alteri la sostanza del vino, ma se lo innacqui, allora tu lo stai defraudando, stai ingannando, stai dando. Pensate che i francesi a un certo punto hanno apprezzato moltissimo il vino dell'Italia, cioè dire l'uva dell'Italia.
e prendevano questo vino e poi cercavano anche di aggiustare questa sostanza. A un certo punto hanno visto che gli italiani un pochino innacquavano il vino, che doveva essere invece più naturale, senza alterazioni. E hanno detto, dice, le acque della Senna sono migliori delle vostre acque, del vostro vino, per dire, insomma, l'inganno è subito evidenziato, perché è per natura così. Se noi rispettiamo i 10 comandamenti, il Signore rispetta anche il ritmo della tua esistenza, del tuo vivere sereno. Il tuo corpo sarà altrettanto, come dire, equilibrato, saggio, perché non ci saranno le intemperanze, ci sarà la prudenza, la saggezza e l'equilibrio. Carissimo Peppino, non dimenticate di questa pagina. Ciao. Sì. Anna Maria scrive: buongiorno a tutti, ringrazio per le preghiere per mia nipote. L'intervento è stato lungo e difficile, ma con la grazia di Gesù e Maria è andato bene. Ecco. Ancora mezza parte è paralizzata. Benissimo. Comunque, l'operazione va bene, comunque, continua a pregare. Padre, preghiamo anche per una mia amica. Sì. Che sarà operata al ginocchio nei prossimi giorni. Sì. Ma l'operazione di per sé non è difficile, è che lei non ha pazienza. Sì. Non è paziente per niente. Sì, ha paura. Comunque, in effetti è così, guarda. Ci vogliono dei competenti per avere sicurezza. Però preghiamo, perché il Signore anche aiuta questo, sì? Fabio Genovese scrive: pregate per me ogni giorno della mia vita. Il nostro cammino verso la meta della vita eterna è ancora molto lungo. Dobbiamo pregare sempre il Signore. Una richiesta di preghiera. Sì, preghiamo. Preghiamo anche per lui. Fabio Genovese. Allora. Forza. Versetto? Aspetta, volevo prendere i denti. Quindi si salta. Si salta, chi pecca? 20 chi pecca. Come? 20. Versetto. Capitolo? No, versetto. Versetto 20. Chi pecca? Forza. Chi pecca morirà. Il figlio non sconderà l'iniquità del padre, né il padre l'iniquità del figlio. Sul giusto rimarrà la sua giustizia e sul malvagio la sua malvagità. Ma se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. La conversione del cuore. Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Che bello, bellissimo. Questa è la misericordia di Dio. Allora la potenza di Dio si manifesta nel suo perdono, nel perdono. Forse che io ho il piacere della morte del malvagio, oracolo del Signore, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e che capite? Il Signore non è contento della morte del peccatore, ma che si converta e viva. Questo vuole. Ma così anche per i genitori. Quando vedono che il figliolo, da tracotante, da testardo, da capoccione, si cambia ed è ubbidiente, studia, va a messa ed è comporto, che gioia grande. È così. Dio è così. Ha gli stessi sentimenti, perché noi siamo stati plasmati ad immagine e somiglianza sua, di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cosa vuole il Signore se non il bene? Può mai essere contento del male della sua creatura? Anzi, è avvilito, è indignato quando la sua creatura sceglie altre cose e vede che
colui il quale l'ha creato per la felicità va a impegolarsi alle cose più tristi e più disperate. Ed è amareggiato. Infatti, Padre Giacomo, non è che condanna il peccatore, è il peccato. Sì, condanna il peccato, non il peccatore. Una volta che si distacca dal peccato, è chiaro, ritorna ad essere nel cuore di Dio. Versetto, aspetta, datemi il versetto. 24. Va bene, forza. Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che l'empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate a causa della prevaricazione in cui è caduto e dal peccato che ha commesso. Quindi pensate una persona che si è comportata sempre bene, a un certo punto si perverte e comincia a vivere in modo piuttosto malvagio, empio, eccetera. Tutto il bene che lui ha fatto sarà dimenticato. Però se si converte, tutto viene recuperato. Recuperato. E come lo sappiamo che tutto viene recuperato, anche il bene che ha fatto prima? Quando il figlio prodigo ritornò da casa, il Signore, cioè il papà, gli ha restituito l'anello. L'anello significa ti faccio entrare di nuovo all'eredità che tu hai sperperato. È la stessa cosa che ha fatto il faraone quando disse a Giuseppe, gli diede l'anello, dice: tutto quello che è mio lo devi amministrare tu. Cioè tutto ciò che possedeva il faraone l'ha dato a amministrare Giuseppe, l'anello. Quando ci si sposa, l'anello che dà lo sposo alla sposa e la sposa allo sposo significa sì. Qualcuno che prende il vaso, mette l'acqua, forza. No, Letizia. Allora. Lo sposa la sposa, allora gli dà l'anello, significa tutto quello che è mio è tuo. La sposa, altrettanto, è quello che è mio è tuo. Quindi è un cambio di doni, significa la comunità dei beni, l'unione dei beni. Quindi allora amministrare dialogando. Non sperperare nulla di quello che è stato messo in comune. Carissimo Maria Pia. Presumo, Lina scrive, riferendosi a Ezechiele: il Signore possa convertire noi uomini dalla dura cervice, poiché non riusciamo a capire sempre il suo grande amore per noi. Allora scriviamo. Qualcuno che aiuta a scrivere? Allora, davanti io. Pamela. No, perché ce l'ho. Mettiti qua. Bene, te lo scrivo io. Lo scrivi tu, lo scrivo io. Sì. Datemi sempre i versetti. 25. Voi dite, non è detto il modo di agire del Signore. Capito? Guardate un pochino, si può anche addirittura dissentire di quello che dice il Signore, non è giusto. Ascolta dunque casa di Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Quindi c'è un castigo e c'è anche un merito.
vi vado a preparare un posto in paradiso. Per tutti c'è il paradiso, ma ci sono persone che rifiutano. Pensate, il buon ladrone e il cattivo ladrone avevano tutte e due sotto gli occhi e alle orecchie che ascoltavano le stesse parole che provocato Gesù da Pilato quando gli disse: tu sei il re? E Gesù gli dice: lo sono e sono nato per questo, ma il mio regno non è di questo mondo. Ascoltava il cattivo e il buon ladrone, diventato dopo il buon ladrone, ma tutti e due ladroni erano, no? Tutti e due condannati, avevano fatto gli stessi peccati, erano in sintonia perfetta di fare del male e di fare tutto lo scempio che nella, in tutta la loro vita. A un certo punto, quel buon ladrone che è diventato buono, cattivo, buono, ha riflettuto, e allora lui ha un regno e non è di questo mondo, ha riflettuto. E allora, quando è venuto il momento in cui doveva esalare il suo ultimo respiro e vedeva che Gesù già randolava, sarebbe morto prima, allora gli disse: Gesù, tu andrai prima nel tuo regno, portami nel tuo cuore, ricordati di me. È commovente, perché noi chiediamo questo al Signore: donaci la grazia di essere come il buon ladrone, ci presentiamo nella nostra umiltà, nei nostri peccati, e il Signore ci accoglie: oggi sarai con me in paradiso. L'altro no, non si dice nulla di lui, nulla si dice, anzi, addirittura si aveva accomunato al grido degli altri, diceva: scende dalla croce. Anche il ladrone diceva così: scende dalla croce, liberaci, liberati e liberaci se sei il Cristo. E il buon ladrone dice: ma zitto, noi stiamo pagando quello che abbiamo fatto, ma lui che male ha fatto? Capito? Ha capito il suo peccato. E dice: perché non ti chiedi anche tu perdono dei tuoi peccati? E lui, l'uno va in paradiso, l'altro no. Ed è questo, purtroppo, molti si perdono. La Madonna che dice: dite il Santo Rosario, fate i sacrifici, perché molti vanno all'inferno perché non c'è chi prega, e facciano sacrifici per loro. Chi non recita il Santo Rosario deve confessare questo peccato di omissione, che dobbiamo pregare. Non ci vengono dette queste cose tanto per, non facciamo cadere quello che ci dà colei che è chiamato sede della sapienza, aiuto dei cristiani, mediatrice di tutte le grazie, consolatrice degli afflitti e rifugio dei peccatori. Non disprezziamo la Madonna, non disprezziamola, perché se la Madonna è al centro del nostro cuore, ci salveremo certissimamente, e le cose andranno di bene e meglio. Se noi la emarginiamo, facciamo un'offesa a Dio, che l'ha chiamata fin dall'inizio del mondo, termine fisso d'eterno consiglio, come madre che sarebbe stata la madre del figlio di Dio ed è per diventare figlio dell'uomo. È una forma di superficialità, ed è un peccato di superficialità, di leggerezza, mancanza di responsabilità. Non rispondiamo irresponsabili, non rispondiamo, rispondiamo all'invito della Madonna. Non si può scherzare con le cose sante, che sono una cosa preziosa per noi. Noi gestiamo con superficialità le cose. Se dobbiamo essere molto attenti
perché tutto nella nostra vita, tutto è prezioso, anche i capelli del nostro capo sono contati tutti, e non cade un uccello. Quanto può costare un uccellino? Niente, ma noi valiamo più degli uccelli. E se un uccello non potrà cadere senza il volere di Dio, quindi tutto è in suo ordine e in subordine pure. 27. Andiamo. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha ripetuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Eppure la casa di Israele va dicendo, non è retta la via del Signore. Purtroppo, vedete, si ripete. Di dura cervice, il Signore dice una cosa e la gente dice un'altra. Capita anche a me, capita quando la confesso, quando confesso qualche persona e gli dico le motivazioni per cui deve correggersi e che non deve avere rancore e risentimento. E gli dico tutte le motivazioni perché noi che siamo battezzati dobbiamo seguire quello che lui ci dice. Significa che tu perdona, il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, ma tu perdona, ci penso io e ritorno di nuovo, ma quello mi ha fatto male e io sono arrabbiato. Ma insomma, l'hai capito quello che ti dice Gesù Cristo, te, io ti sto comunicando, a te sta già, scusatemi, di dura cervice, se il Signore ti ha detto questo, rifletti su questo. Ma mi ha fatto del male. Che cosa hanno fatto Gesù che ha fatto tanto bene? Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non possiamo gestire la nostra umanità secondo il nostro modo di pensare, la nostra filosofia, i nostri ragionamenti tortuosi. Allora così, lui ci dice una cosa e noi dobbiamo fare un'altra cosa, ma che? Ecco per quale motivo chi non guida, chi non si lascia guidare da Gesù Cristo non può avere la vita. O casa di Israele, non sono rette le mie vie, o piuttosto non sono rette le vostre? Perciò io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta, o casa di Israele. Oracolo del Signore Dio. Oracolo, questa è la verità e non si ritorna indietro. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Capite? Perché le famiglie si rovinano? Perché i nostri figli si stanno rovinando? Perché non seguono i comandamenti del Signore. Terzo comandamento, ricorda di santificare la festa. Quarta, onora il padre e la madre e li onori se tu li custodisci, li ubbidisci, se li rispetti, se fai quello che ti indicano, così li onori. Ma se tu fai tutto il contrario, non vedi che tua mamma e tuo papà sono angustiati, sono feriti. Tu stai ferendo Dio, perché l'immagine, la presenza di Dio sono i genitori. Perché prima di farle entrare in questa vita, il Signore prima ha scelto un padre e una madre, perché devono essere custoditi, difesi ed essere aiutati a crescere. E poi sei venuto tu. Noi siamo preziosi agli occhi di Dio, ma prima ha preparato papà e mamma. Per questo c'è un amore grande per il dono che il Signore ci ha dato, il nostro papà. Non ci sono papà più straordinari e meravigliosi come il Signore ha dato a noi. Ognuno di noi ha un papà tutto particolare, una mamma tutta particolare, che dobbiamo sapere accogliere come doni di Dio. E rispetta tuo padre anche se perdesse il senno. Se perde il senno, se diventa matto,
lo devi rispettare. Non dimenticate la maledizione che ha avuto, che ha dato il Signore a chi ha disprezzato il suo padre. Noè si è ubriacato, aveva 3 figli, Sem, Cam e Jafet. Cam è stato maledetto da Dio perché ha preso in giro suo padre, che si era denudato perché si era ubriacato. Gli altri due l'avevano coperto, avevano avuto tanta compassione. Liberatevi da tutto. Allora chi non rispetta il proprio padre non è benedetto. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire, o casa di Israele? Io non godo della morte di chi muore. Oracolo del Signore Dio, ecco, convertitevi e vivrete. Il Dio della vita non è della morte. Andiamo a prendere il libro della Sapienza. Giuseppina scrive. Giuseppina ha scritto. Giuseppina, non so chi sia. Giuseppina. Il Signore ci protegge sempre e vuole che ci salviamo. Lui ci ama, confidiamo nel suo grande amore e abbandoniamoci alla sua santa protezione. Che bello, bravo. Grazie Giuseppina. Aspetta, adesso c'è un'altra Giuseppina che è. Guardate cosa dice. Capitolo. È il primo capitolo. Allora, non affannatevi. Non affannatevi a cercare la morte con gli errori della vita. Allora, attenzione. Non provocate a questa la faccia a te. Ascoltatemi. Non provocate la morte. Non provocatevi la morte con gli errori della vostra vita. Qui lo dice in modo diverso. Non affannatevi a cercare la morte con gli errori della vostra vita. Non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Libro della Sapienza. Lo scrivi? Allora, verba volanti. Amane exempla tradita. Allora, non attiratevi, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia, infatti, è immortale. Laura, complimenti per la vostra distrazione. Lo possiamo staccare? Penso di sì. Questo capitolo dovete leggerlo.